Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Iniziamo quest'anno di chiesa. È un anno di chiesa. Normalmente l'anno di chiesa comincia a settembre, l'anno ecclesiastico, che è dopo le vacanze e prima del rientro dei figli a scuola. E l'anno ecclesiastico normalmente finisce prima delle vacanze e dopo che sono finiti le scuole dei figli. Con luglio e agosto che, vabbè, diciamo, siamo molto rilassati, facciamo delle cose più leggere, facciamo dei culti un pochino più semplici e così via. Però come anno iniziamo oggi. Oggi iniziano i 365 giorni e 52 settimane di vita passata in chiesa insieme. Vi ricordate che cosa è successo l'anno scorso? Molti di voi hanno ricevuto tramite WhatsApp un file che non so se avete aperto. Mi dai gli eventi del 2017? Ok, è questo file qua. Vi ricordate tutto quello che è successo? Ok, va bene, facciamo le predicazioni, lo sapete quello che è successo, per cui la visita di Longo. Penso che vi ricordate che c'era quel meraviglioso arazzo qui, quello africano, c'è stata tanta festa, tanta gioia avanti. Sì, quello. Poi abbiamo avuto la famiglia di Michele e Sherry che sono venuti a trovarci. Abbiamo avuto anche l'addio con tante lacrime, ma anche tanti sorrisi e tanta gioia per la nostra Amy. Abbiamo avuto finalmente il progetto Migranti, i nostri amici che sono venuti e hanno cominciato a frequentare la nostra chiesa, avanti. Abbiamo cominciato il progetto di traduzione per i sordi in LIS, che ha avuto un impatto molto, molto grande a livello anche nazionale. Molte chiese ci hanno portato come esempio, persino siamo arrivati sulle pagine di Sordi Online, che è un portale dedicato specificatamente ai sordi, è arrivata questa notizia. Abbiamo cominciato forse il primo, non lo so se ci sono altri, gruppo di preghiera WhatsApp, parlando con il presidente dell'associazione Battista di Abruzzo e Lazio. Diceva: wow, che bella idea, adesso me la rivendo subito. Per cui vedete che anche se siamo piccoli abbiamo delle idee che sono fresche, che sono nuove. Avanti. Abbiamo avuto i battesimi, quella è una cosa stupenda. Il momento più bello di una chiesa è quando accettiamo altre persone e altre persone accettano Gesù come Salvatore e diventano i nostri fratelli in Cristo. Purtroppo ancora non abbiamo potuto fare niente col terremoto, perché tutto quanto è ancora bloccato a Rieti, a Matrice e a Cumuli. In teoria, tramite l'Alleanza Evangelica, dovremmo aver cominciato un gruppo, un locale polifunzionale, come è stato fatto ad Arquata del Tronto per il terremoto dell'Aquila, ma ahimè purtroppo la burocrazia sembra che adesso si sta muovendo qualche cosa. Abbiamo fatto di nuovo il campo bambini a Marta, ci sono state quanti bambini ci sono stati? 25 di nuovo. Per cui un bel numero di bambini. Siamo stati assieme, persino a Capodanno abbiamo mangiato assieme, è stato carino insegnare a loro la tombola e la briscola. Poi purtroppo ci sono state anche cose brutte, c'è stato un funerale nel centro d'accoglienza da cui vengono i ragazzi, è morta una persona affogata, però chiaramente nella cosa brutta che è successa, una cosa bruttissima, alla fine il Signore ha saputo trarre qualcosa di positivo, perché siamo finiti sulla stampa nazionale, questo è il Messaggero, come esempio di tolleranza e di accettazione delle varie,
delle varie religioni, perché tutti quanti hanno parlato del fatto che a Montefiascone si è celebrato un rito funebre dove ognuno ha avuto il suo spazio, evangelici, cattolici, musulmani, tutti quanti insieme senza litigare, pregando ognuno alla propria maniera, per cui nel male il Signore è riuscito a trarre anche il bene. Ci sono state un bel po' di persone che ci hanno sentito quest'anno, ci sono state 11.317 persone che hanno ascoltato le predicazioni della nostra chiesa, e ci sono state 1.575 persone che hanno scaricato video della nostra chiesa. Non sono numeri piccoli per una chiesa così piccina, così piccola. Non agli occhi di Dio, perché ciascuna chiesa è grande agli occhi di Dio. Avanti. Ci sono state persone che hanno preso degli impegni nuovi. Dall'altra parte adesso c'è una persona nuova nella scuola domenicale, Alessandro, che è entrato. Ci sono altre persone che si sono proposte per fare l'accoglienza. C'è stato movimento all'interno della nostra chiesa. I materiali che noi produciamo, anche ieri mi è stata chiesto da una chiesa di Genova, una grossa chiesa di Genova, anche di un amico che forse si sta ascoltando, Daniele. Ciao Daniele. Se possono utilizzare una nostra sala di predicazione, una predicazione su Ruth. Una chiesa, che questa qua è una chiesa molto grande, ci ha chiesto l'autorizzazione per produrre una serie di predicazioni che riguarda l'essere membro, per cui vedete che dobbiamo vedere oltre quello che è la nostra piccola chiesa. Noi sembriamo piccoli, ma il Signore è grande, con piccole cose, con piccole chiese, ma fedeli, fa grandi cose. Ok, mi dai l'altro file? E questo è l'elenco parziale delle attività, perché mancano moltissime attività. Manca il gruppo giovani, mancano gli studi assieme, manca il gruppo preghiera, manca poi personalmente per ciascuno di noi la preghiera e la lettura della Bibbia, mancano i pranzi fatti assieme, mancano i pranzi fatti con i non credenti per testimoniare, mancano gli SMS, gli WhatsApp, i Messenger, tutte queste sigle che sembrano codici fiscali. Tutto quanto non è venuto da solo, ma è venuto tramite l'impegno, di tutti quanti noi. Sapete, però, la Chiesa è un po' come il pranzo. Che significa? Che tu non fai in tempo a compiacerti del pranzo ottimo che hai fatto, che è già ora di fare la cena. Già è arrivato il tempo che bisogna pensare a che cosa mangeremo la sera. È per questo che è già il momento, adesso è il momento di pensare al futuro, di pensare ai prossimi 12 mesi. I numeri, se moltipliamo le ore che ciascuno di noi trascorrerà qua nelle varie attività e lo moltiplichiamo per ciascun membro di chiesa, i numeri sono abbastanza notevoli. Ve lo dico, passeremo 4.000 ore assieme assistendo ai culti, e 400 ore le passeremo pulendo il locale di chiesa. Quasi 2.000 ore le passeremo nei piccoli gruppi e negli incontri di chiesa. Chi predica o chi guida un piccolo gruppo passerà circa 1.000 ore preparando messaggi e predicazioni, e 400 ore verranno passate scrivendo pagine web oppure caricando podcast audio o video. Canteremo più di 300 canzoni, che moltiplicato per ciascuna delle nostre voci significa che ci saranno 7.500 voci che loderanno il Signore. Viaggeremo complessivamente 25.000 chilometri, con un costo di oltre 11.000 euro se contiamo carburanti, lubrificanti, pneumatici, tasse e usura auto, 11.000 euro. A questo si aggiungono le decime, le offerte, il tempo passato al telefono, milioni di ore, il tempo con i nostri amici non credenti,
i pasti consumati assieme, le giornate intere passate nell'ingresso di chiesa a chiederci come stai. A pro di che? Perché lo facciamo? Perché lo facciamo? Perché l'ho fatto nell'anno passato? Perché lo farò in questo anno che viene? Perché lo faremo negli anni futuri? Lo stiamo facendo perché ci aspettiamo un premio terreno alle nostre fatiche, forse? Sentiamo che se facciamo tutte queste attività siamo a posto con noi stessi? Che la quadra termina, Dio mi ha fatto questo, io gli rifaccio questo, o cosa? Mi porta gioia o mi porta stress dover aggiungere, oltre a tutte le fatiche che già faccio, oltre a tutti gli appuntamenti che ho nella mia agenda, aggiungere altre cose per il Signore? La mia vita è più stressata o più gioiosa facendo tutto questo? Leggiamo assieme quello che dice Paolo in Efesini, la prima stanza. Efesini 2, capitolo 8, versetti da 8 a 10. Paolo dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ora, la domanda vera che dobbiamo rivolgere a Dio, lui, a Lui che ci ha salvati e ci ha chiamati non per opere ma per grazia, è: Dio, perché? Perché? Come posso esserti grato? Cosa vuoi da me? Dove trovo gioia in tutto quello che faccio? Perché? Come? Cosa? Dove? Queste quattro domande sono le domande che tutti i credenti di tutte le epoche, di tutti i tempi si sono fatte. Però scusatemi, la domanda è sbagliata. La domanda è completamente sbagliata. Può avere bisogno il creatore di qualcosa dalla creatura? Può chi sta scolpendo una statua oppure dipingendo una figura su una tela oppure scrivendo un personaggio su una pagina aspettarsi qualcosa da quella pagina, da quel pezzo di marmo o da quella tela? Permettetemi allora di riformulare la domanda, di farla in un'altra maniera. Dio, cosa ti fa piacere? Cos'è che ti fa sporgere dal trono della tua gloria e dire: ben fatto, ecco ciò che gradisco, è per questo che ho mandato mio figlio a morire? A cosa è legata la gioia di servirti, Signore? Questa è la domanda. Quel versetto che abbiamo letto di Paolo ci conforta, perché risolve il perché, il come, il cosa e il dove. Per mettere da parte lo stress, capire cosa fa sorridere Dio e trovare gioia nel 2018. La prima cosa che risolve è questa. Prossima slide. La salvezza è gratis. La salvezza è gratis. Infatti è per grazia che siete stati salvati, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La salvezza è un atto deliberato di Dio, lo fa Lui, non ha a che fare con chi sono io, con come sono io, quello che ho fatto, ma con chi è Lui. Non ha a che fare con come sono io, ma con chi è Dio. Vi ricordate Giovanni 3,16? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Dio è un Dio che dà, è un Dio a cui piace dare, a cui piace donare, un Dio generoso, a cui piace dare piuttosto che negare. È un Padre buono. Questo risolve il problema del perché. Perché? Perché Dio è Dio.
Dio ha fatto così, è lui, è di lui che ha deciso, e non c'è nessun'altra cosa come lui. Dai, Levitico 11 versetto 44: poiché io sono il Signore il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Ora vi ricordo che santo non significa girare il mondo con un cerchio sulla testa a mezz'aria che sta in equilibrio precario, e essere santo non significa nemmeno bere le capsule lavazza, forse per i migranti non so se conoscono la pubblicità, quello non significa essere santi. Essere santi significa semplicemente separato, distinto, diverso. Colui che è santo è separato, è distinto, è diverso dal mondo, non è come tutto il resto del mondo, e non c'è nulla simile a lui. Se sei credente, nel 2018 Dio ti sta incoraggiando ad essere figlio suo, in maniera che si veda questa caratteristica che lui ha messo dentro di te, di essere santo, di essere distinto, di essere separato, di essere diverso dal resto del mondo, da tutto il resto, a dimostrare con i fatti, non con le parole, che sei suo figlio e che lo sei. Secondo motivo che risolve: la salvezza non dipende da ciò che faccio. Versetto 9 dice: non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne accorga. Non dipende da quello che faccio. Attenzione, attenzione. Paolo però non afferma che tutto ciò che faccio non ha influenza sulla mia salvezza. Vi faccio leggere un'altra versione che forse spiega meglio, mi dai la prossima. Che dice: non è per ricompensa delle buone opere, affinché nessuno si possa vantare. Che cosa sta dicendo Paolo? Quello che tu puoi fare con le buone opere non ripagherebbe mai quello che Dio ha fatto per te. Se tu potessi fare tutte le buone opere dall'inizio della creazione alla fine del mondo, questo non sarebbe sufficiente a ripagare il sacrificio di Gesù. Per cui semplicemente non puoi vantartene, perché non puoi pagare. La salvezza non è un pagamento per un lavoro ben fatto, per cui se faccio continuerò ad essere salvato, e se non faccio non sono più salvato. Questo risolve il problema del come. Non debbo obbligatoriamente affannarmi, faticare per fare per Dio, nella Chiesa, nella mia vita, perché non potrò mai ripagare il dono della salvezza. E se lo faccio per ripagare, allora Paolo dice che sto facendo per vantarmi. Ah sì, io faccio questo, ah sì, io ho fatto questo, io ho fatto l'elemosina, io sono andato, ho aiutato i poveri, No, tu ti stai vantando. Pensate una cosa: avete ricevuto regali a Natale? Penso di sì. Li avete fatti? Bene, immaginate che se la notte di Natale, mentre voi davate il regalino, qualcuno mi avesse detto, magari il marito: senti, lo scontrino dov'è? Perché lo devo pagare, te lo voglio ripagare. Come vi sareste sentiti? Non bene, vero? È un regalo, è gratis, è perché te lo voglio dare, non puoi ripagarmelo, è un regalo. Oppure immaginate che se non aveste regalato niente a nessuno, aveste detto: ma un attimo, voi ve lo dovreste aver meritato il regalo, ma siccome non ve lo siete meritati, non vi regalo niente. Un dono è gratis, un dono è un dono, un dono. Paolo dice così in Romani 11:6. Romani 11:6: e se ciò è avvenuto per grazia, allora significa che non è stato per merito delle buone azioni, perché in tal caso il dono gratuito della grazia non sarebbe più gratuito. È logico. Se è gratis, è gratis. Però ti faccio una domanda: ti sei mai chiesto perché Dio ha voluto salvarmi? Perché
perché Dio ha voluto regalarmi la salvezza? Regalarmi? Lo sei mai chiesto? Perché Dio non vuole la nostra riconoscenza, ma vuole il nostro cuore. Se avesse voluto la nostra riconoscenza, ci avrebbe fatto pesare, un attimo, ti ho salvato, capisci bene, io ti ho salvato, ma adesso tu devi fare cose per me. In questa maniera avrebbe voluto la nostra riconoscenza, invece no, Dio vuole il nostro cuore. Se io sono svincolato, se non mi serve di dover agire per forza, di dover ripagare, allora ciò che lo faccio non lo faccio come un atto di dovere, ma lo faccio come un atto di amore, semplice. Le mie azioni saranno più credibili, perché si vede che lo sto facendo col cuore e non per obbligo. Niente che stai facendo per obbligo è naturale. Tutto quello che fai col cuore è naturale e si vede. Se sei un credente nel 2018, come ogni anno che arriva, allora ti incoraggio a fare le cose col cuore, a mettere amore nelle cose che fai, dentro e anche fuori la tua vita, a dimostrare nei fatti l'amore con cui sei stato amato. Terzo motivo. La salvezza deve portare ad agire. La salvezza deve portare ad agire. Essendo stati creati per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ora, la salvezza è gratis e non dipende da come sono fatto e da quello che non dipende da quello che faccio o come farò. Ma Dio ha disseminato il percorso della mia vita di esercizi che io devo praticare. Ci avete presente quei parchi, no? Ci sono questi parchi bellissimi dove tu vai a camminare o a fare jogging, a correre, e ogni tanto, dopo un po', c'è un attrezzo ciclico, che possono essere le parallele, una scala, un bilanciere, altre cose, dove tu ti fermi, c'è un cartellino, tu leggi quello che devi fare. Nel frattempo l'hai letto, ti dice come lo devi fare e per quanto lo devi fare, tu fai, prendi, ti eserciti per 10 minuti, mettiamo come c'è scritto, dopodiché prendi e riparti. Dio ha fatto la stessa cosa, ha fatto la stessa cosa con la vita di ciascuno di noi. Il cammino di ogni credente è disseminato di opere buone, buone opere, dove tu passi e puoi praticare. Tu puoi passare, osservare e non fare. Nessuno ti osserva. E sarai salvato lo stesso. Sarai salvato lo stesso. Quella buona opera sarà fatta probabilmente da qualcuno che passa dietro di te e lo farà. Oppure puoi fare, passare, cioè puoi passare, fermarti, leggere le istruzioni e fare. Dio non ci salva per aumentare esclusivamente il coro degli angeli che canta santo, santo, santo. Sai che coro che ci avrebbe? Coro delle voci bianche. Né per bere anche questa volta al caffè Lavazza. Anche qui non serviamo per andare a bere il caffè in calzone da mazza. Ricorda che questa non è la vita vera, ricordati, ti può sembrare che questa è la vita vera, ma questa non è la vita vera. La vita vera sarà quella dopo. Questa è la preparazione della vita vera. Qua noi camperemo 70, 80, 10, 90 anni, se ci dice proprio bene, 95, 100, ma dall'altra parte vivremo in eterno. Questo non è la punta dell'iceberg, questo è la punta di una matita della punta dell'iceberg. Tutto il resto deve ancora venire. Questa è la preparazione alla vita vera, questa è la preparazione, questo è il campo, questa è la palestra per la vita che faremo insieme a Gesù.
È per questo che Dio è più interessato al tuo carattere, al nostro carattere, che alla nostra comodità. Se fosse stato interessato alla nostra comodità, ci avrebbe tutti quanti, dopo salvati, portati direttamente con Lui, ma non avremmo avuto un carattere forgiato da questa vita che di preparazione. Questo risolve il problema del cosa. Non devo affannarmi a cercare di fare qualcosa, ma dovermi far venire l'idea. Le buone opere sono già lì, nel parco della mia vita. Sono nel parco della mia vita, pronte perché le cadi. Devo semplicemente rallentare il mio passo, guardarmi attorno, leggere le istruzioni e fare. Cosa significa questo? Rallentare. Come posso rallentare? Semplicemente pregare. Quando tu preghi, stai rallentando il passo della tua vita. Volutamente ti metti in disparte, ti siedi, stai in piedi. Non so come ti piace pregare di più. A me piace pregare seduto, a occhi aperti, perché sennò mi addormento. Io siedo la mattina quando mi sveglio alle 5, 3 quarti o giù di lì, mi siedo e ad occhi aperti, quando è nelle belle giornate di sole, mi metto nella mia poltrona preferita e guardo l'alba sul Monte Cimino, rallento la mia vita e do tempo al Signore finalmente per parlarmi. Sto rallentando la mia vita. Guardarti attorno significa semplicemente cercare durante la giornata di guardare le cose con gli occhi di Dio. C'è stato un movimento un po' di una ventina d'anni fa negli Stati Uniti, con tutte persone che portavano un acronimo, una serie di lettere, che erano le intestazioni di What Would Jesus Do? Cosa farebbe Gesù? E questo, il concetto è giusto. Quando ti alzi, quando entri nella società, quando cominci, dopo che hai rallentato pregando e ti metti nella vita, quando entri devi chiederti su ogni persona che incontri, ogni situazione che incontri, che cosa farebbe Gesù? Come agirebbe Gesù? Cosa direbbe Gesù? Dove aiuterebbe Gesù? Come aiuterebbe Gesù? Leggere le istruzioni semplicemente è leggere la Bibbia. Quelle sono le istruzioni. Sono tutte quante là dentro. Le devi prendere e farle tue, metterle all'interno della tua anima, memorizzare la parola, leggere la parola, memorizzare i versetti. È importante, perché poi nel momento giusto il Signore li potrà prendere e portarteli nella mente. Ma se non ce l'hai messi, come fa a metterti in mano? La salvezza è gratis e non dipende dalle opere. Ma ci sono opere che Dio ha predisposto per allenarmi. Ci sono delle opere che Dio ha predisposto per allenare i miei muscoli. Manca un ultimo punto, però. Forse il più importante. Dove trovo la gioia in tutto questo? Dove la trovo la gioia? Perché fino adesso mi hai detto una gran fatica che c'è da fare, Marco. In tutto questo dove posso attingere alla gioia? A quale energia attingo per fare con un sorriso tutto quanto questo e non con il broncio? Perché se faccio le cose con il broncio si vedrà e sentirò una gran fatica. Ma se faccio le cose con gioia, allora si vedrà che le faccio con gioia e non ci sarà fatica. Se avete fatto caso nel versetto, ho saltato alcuni pezzi. Mi dai la prossima? Ho saltato alcuni pezzi. Perché li hai saltati? Infatti è per grazia che siete stati salvati. Ho saltato mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Difatti siamo opera sua e siamo stati
creati in Cristo Gesù. E quello l'ho saltato. Ho saltato mediante la fede in Cristo Gesù. E nella prossima. La salvezza è la fede in Cristo Gesù. La salvezza è la fede in Cristo Gesù. Tutto ciò che è accaduto in noi e per noi non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto Cristo Gesù. E la grazia è un dono giunto mediante la fede. E Paolo afferma che l'una e l'altra, la fede e Cristo Gesù, non ce li siamo meritati, ci sono stati regalati. Infatti è per grazia, cioè gratis che siete stati salvati, è il dono di Dio. Infatti siamo stati a suo esterno, stati creati in Cristo Gesù. Chi ha mandato Cristo Gesù? Dio. Chi ci ha salvato per grazia? Dio. La salvezza è la fede in Cristo Gesù. E la gioia nasce dal sapere che solo attraverso Lui siamo salvati. Ora non ho più bisogno di riti, di incensi, di pellegrinaggi, di statue, di icone, di rosari, di santi, di preti, di pastori, di clausure, di niente. Non ho bisogno di niente tranne la fede in colui che salva, la fede in Cristo Gesù. Quello mi serve, quello mi serve. È questa la fonte della nostra gioia, è questa la fonte da cui possiamo attingere la gioia per il 2018. Vediamo la prossima. Prima Pietro 1:8 dice: benché non lo abbiate visto, cioè sta parlando di Gesù, lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. E vi ricordo che Ebrei diceva che la fede è certezza di cose che si sperano e non si vedono. Ebrei 11: benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. È questa la gioia. Ora, dove troverai la gioia per affrontare il 2018? Trovala nella fede in Gesù. Trovala nella fede in Gesù. La salvezza è gratis, non dipende dalle opere, e ci sono molte opere che sono lì sul tuo cammino, e la gioia si chiama Gesù. In conclusione, come inizi il 2018? Di quale parola hai più bisogno in questo 2018? È salvezza? Ti serve salvezza perché ancora credi di non essere salvato, non hai dato ancora il tuo cuore a Gesù? Sappi che la salvezza è già venuta e si chiama Gesù. Non devi guadagnarla la salvezza, è gratis, ma devi avere fede in Gesù. Oppure la parola che ti serve è fede? È fede. Sappi che pari alla salvezza, la fede è un dono di Dio, è un dono che Dio ci ha dato. Chiedila a colui che ti ha dato la grazia e che ha mandato la salvezza per avere più fede. Vi ricordate l'episodio del padre che andava da Gesù e gli diceva: Signore, ho mia figlia malata, guariscila. Lui dice: ma tu hai fede? E la persona è onesta e dice: Signore, io ho fede, un po' di fede, ma se non basta, tu accrescila. E in base a quelle parole dice: la tua figlia sarà salvata, perché tu mi hai chiesto che io accresca la tua fede. Tu hai capito il meccanismo, che se tu hai fede non ne hai abbastanza, devi venire da me a chiederle. Ma forse la parola che ti serve è gioia. Forse ti serve gioia, forse serve a tutti quanti la gioia. Ti serve particolarmente all'inizio dell'anno, ma durante tutto l'anno. Magari negli anni hai ricevuto la salvezza, ti sei impegnato, ti sei impegnata per Gesù, hai la fede, ma la gioia, beh, di quella ce n'è rimasta tracce oppure niente. Fai tutto quanto con fatica, tutto quanto è un peso, tutto quanto sembra: devo fare anche questo.
Sappi che quest'anno la gioia sarà la parola di questa Chiesa. Noi vogliamo ritrovare la gioia, vogliamo riscoprire durante quest'anno la gioia della fede in Gesù, la gioia del vivere la vita cristiana, la gioia dell'operare le buone opere che il Signore ha posto davanti a noi. Ma sei te che la devi cercare, sei te che la devi cercare. Noi come Chiesa ti incoraggeremo, ti daremo i mezzi, cercheremo di equipaggiarti per la gioia, ma la gioia è una cosa individuale, tu la devi cercare, la devi desiderare e la devi costruire giorno per giorno attraverso l'amore che è in Cristo Gesù. Sia in Chiesa, questa o la Chiesa dove Dio ti porterà, perché durante quest'anno è possibile che molti di noi andranno in un'altra Chiesa e lì dovrai trovare la gioia, ma non soltanto lì, ma la dovrai trovare in Chiesa, lì o nel mondo, o nel mondo. Se la vuoi, io ti chiedo di fare una cosa, di rinnovare l'impegno alla tua fede. Se potete distribuire questi fogli, temo che per i migranti non ce ne siano abbastanza. Matteo, ask them to share. Allora, queste sono dichiarazioni di impegno che trovate anche sul nostro sito. Sono dichiarazioni di impegno che di tanto in tanto io vi chiedo di rinnovare, perché nella mia vita l'ho rinnovata tante volte. La prima volta che ho firmato questa ero negli Stati Uniti, c'era tanta neve, in una giornata pessima in cui dicevo: ma Signore, ma chi me l'ha fatto fare di venire qua? Io so freddo, voglio mia moglie, voglio i miei figli. E invece ero lì, in mezzo a centinaia di pastori, di chiese di tutto quanto il mondo, che stavamo pregando assieme, quando sono usciti con un foglio e io ho firmato per la prima volta questa cosa. Ma poi negli anni l'ho rinnovata. Allora, questi sono per i maschietti e queste rose sono per le femminucce. Questa è una richiesta, questa è una dichiarazione che non ti chiedo di sottoscrivere adesso, perché è qualche cosa che è personale, ci devi pregare sopra. Quello che ti chiedo di sottoscrivere è un impegno importante, devi crederci, devi veramente crederci. Leggiamola assieme, mi dai la slide? La dichiarazione che ti chiedo di scrivere è questa: scriverla nel tuo cuore, di firmarla nel tuo cuore. Io oggi, attraverso la linea di confine, sono stanca di parlare a vanvera ed essere esitante. Ho fatto la mia scelta, il vedete stabilito, e la mia decisione è irrevocabile. Io scelgo la strada di Dio. Non c'è alcuna possibilità di tornare indietro. Io vivrò il resto della mia vita servendo gli scopi di Dio, assieme al popolo di Dio, il pianeta di Dio, per la gloria di Dio. Userò la mia vita per celebrare la sua presenza, coltivare il suo carattere, partecipare alla sua famiglia, dimostrare il suo amore e comunicare la sua parola. Dato che il passato è stato perdonato e che ho uno scopo per vivere e una casa che mi attende in cielo, mi rifiuto di perdere altro tempo e energia vivendo con superficialità, con pensieri meschini, parlando in maniera banale, vivendo senza riflettere, con inutili rimpianti, con dannosi risentimenti, con ansia priva di fede. Voglio invece magnificare Dio, crescere verso la maturità, servire nel ministero e compiere la mia missione tra i membri della sua famiglia. Poiché questa vita è la preparazione della prossima,
darò più valore all'adorazione che alla ricchezza, più a noi che al io, più al carattere che al benessere, più al servizio che al prestigio, e più alle persone che agli averi, alla posizione o al piacere. So quello che conta di più e io darò tutto quello che ho facendo il mio meglio con quello che ho per Gesù Cristo. Non mi farò attirare dalla cultura, attrarre dalla cultura, manipolare dalla critica, motivare dalle lodi, frustrare dai problemi, debilitare dalla tentazione o intimidire da Satana. Continuerò a correre la mia corsa con occhi fissi sulla meta e non ai lati della strada o a quelli che corrono assieme a me. Quando i tempi diventeranno duri ed io mi sentirò stanco, io mi sentirò stanca, non tornerò indietro ritirandomi, cedendo, arretrando o peccando, ma continuerò ad andare avanti solo per grazia di Dio. Sono guidata dallo Spirito Santo e sono condotto dai propositi di Dio e sono concentrata sulla mia missione. Per questo non mi farò comprare né vorrò scendere a compromessi e non smetterò fino al termine della mia corsa. Sono un premio della stupenda grazia di Dio e per questo userò grazia con tutti, grato o grata per tutti i giorni e generoso e generosa con tutto ciò che Dio mi ha affidato. Al mio Signore e Salvatore Gesù Cristo affermo: in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e qualsiasi cosa tu mi chiederai di fare, la mia risposta in anticipo è sì. Ovunque tu mi porti e qualunque sia il costo, io sono pronta, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, in qualsiasi modo, qualsiasi cosa serva, Signore. Qualsiasi cosa serva. Voglio che tu mi usi e che in quell'ultimo giorno ti senta dire: ben fatto, servo, ben fatta, serva buona e fedele. Vieni e lasciamo che la festa eterna abbia inizio.